Ciao ragazzi, bentornati anche questa settimana sul mio canale. Vi mostrerò tra poco i risultati a quasi ormai 2 mesi dal trapianto. Oggi è il 9 di febbraio, il trapianto l'ho fatto il 17 di dicembre, quindi non sono proprio 2 mesi, ma sono ormai quasi, diciamo, alla conclusione dell'ottava settimana. Quindi i primi risultati cominciano a vedersi, ovviamente non sono quelli definitivi, voi mi vedete anche da lontano che sono ancora molto molto diradato, ma comincio già da adesso ad avere un'idea di quello che sarà e quindi questo mi rincuora molto. Vi ricordo subito di iscrivervi al mio canale, di commentare sotto nei miei video se avete domande, sarò felice di rispondervi e novità di attivare la campanella. Io non sono uno youtuber esperto, ma ho capito da altri youtuber che l'attivazione della campanella è molto importante perché darà a voi la possibilità di rimanere aggiornati nel momento che io vado a caricare nuovi video sul mio canale. Allora, oggi video short, tratterò alcune domande che mi state facendo in privato. Alcuni di voi mi commentano direttamente sotto al video, altri mi mandano invece delle mail private a donatelloairexperience@gmail.com e io devo dire che riesco a rispondere a tutti quanti, anche perché per adesso la mole di lavoro non è altissima, ma spero che un giorno lo possa diventare. Allora, andiamo subito a rispondere alla prima domanda, la vado a leggere, che me la fa Double J. È molto lungo, quindi vado a riassumerla. Praticamente lui mi dice che il suo grado di calvizie è più o meno come il mio e vorrebbe riempirsi, eccetera, ma è molto giovane, dice di avere 25 anni, quindi mi chiede: è consigliabile a un 25enne o comunque ad una persona che non ha ancora raggiunto l'età matura il trapianto? Allora, prima di tutto, il mio consiglio è quello di rivolgervi sempre ad un esperto. Io non sono un tricologo, vi posso riportare quella che è la mia esperienza e vi posso fare una sorta di riassunto di quello che leggo e di quello che riportano anche le persone, quindi le esperienze delle altre persone che io leggo sui vari canali, sui social, sulle pagine Facebook. La soluzione a questo problema è abbastanza soggettiva. Ciò vuol dire che se tu hai 25 anni, caro Double J, hai già una alopecia in stadio avanzato, sarà anche il tuo tricologo a consigliarti l'autotrapianto. Tendenzialmente, come dissi già in uno dei miei primi video, chi viene colpito dall'alopecia androgenetica perde la maggior parte dei capelli tra i 20 e i 35 anni. Però ciò vuol dire che potrebbe non essere una cosa graduale, potrebbe anche subire, diciamo, un collasso nei primi 2-3 anni, quindi a 23 anni essere già pelato e poi mantenere quell'aspetto per i successivi 10-15 anni. Però tendenzialmente chi riesce a 35 anni ad arrivare come me, ok, comunque con una quantità di capelli abbastanza importante in testa, ma solo delle zone di diradamento, difficilmente diventerà poi completamente pelato. È per quello che io ho aspettato, un po' perché prima non ero nemmeno così tanto convinto di volerlo fare, perché portando i capelli in un certo modo riuscivo a coprire le mie calvizie. Invece adesso mi sono detto basta, non voglio più avere problemi quando c'è vento, mi sposta, viene fuori la tempia e vado al mare, mi si bagnano i capelli. Voglio risolvere il problema e potermi anche permettere magari un taglio corto, cosa che magari non ho mai fatto per vergogna, per paura di mostrare agli altri, diciamo, quello che era un mio punto debole. Secondo me, la cosa migliore è comunque chiedere a un tricologo, chiedere consiglio ad un tricologo che ti dirà poi se è il caso di procedere già con un autotrapianto o magari prima di fare delle cure di finasteride e di minoxidil per cercare di arginare il problema. Poi mi sono arrivate tante domande sulla clinica. Che clinica hai scelto? Perché non fai mai il nome? Come posso fare a scegliere una clinica che mi dia fiducia? Ne ho parlato largamente negli altri video, ragazzi. Diciamo che il feedback delle persone che sono già state all'interno della clinica X è l'unico, secondo me, metro di giudizio corretto da poter seguire. Quindi, se Tizio, Caio e Sempronio sono tornati dopo un anno con una marea di capelli in testa e la situazione che avevano loro prima era simile alla vostra,
vuol dire che la clinica a cui loro si sono affidati è valida. Quindi mi avete chiesto mi avete fatto tante domande a cui ho già risposto nei miei video precedenti. Quindi quello che vi consiglio è, se siete interessati ad avere delle risposte, diciamo, abbastanza settoriali, come che shampoo hai usato dopo, quando hai cominciato a massaggiare la cute, adesso non me ne vengono in mente altre, andate a rivedervi i miei video. Io nei titoli cerco di mettere sempre quello che poi è il riferimento dell'argomento che vado a trattare, così che voi possiate anche scegliere tra le mie varie pubblicazioni quella che più vi interessa e trovare all'interno le risposte che state cercando. Ecco, poi mi avete fatto veramente tante domande sulla finasteride di nuovo. Allora, io ho deciso di fare una cosa. Dovrei essere riuscito a convincere un mio amico medico a fare insieme a me uno dei prossimi video, così farò le domande che mi avete fatto voi, e se ne avete altre fatemele qui sotto, che le farò a lui, sulla finasteride, e sarà poi lui, da esperto, non è un tricologo, però è un medico, ha studiato medicina e sicuramente ne sa più di me, più di voi e più di quello che riusciamo a googolare. Bene, allora, è arrivato il momento di avvicinarsi e vedere com'è la mia situa. Allora, come avete visto, i capelli indigeni stanno crescendo a dismisura e sono anche contenta di averli tagliati perché mi sembrano molto più forti. Mentre quelli trapiantati, alcuni non sono caduti, sono già abbastanza lunghi. Invece quelli che mi sono caduti nel famosissimo shock loss stanno piano piano ricrescendo. Io cerco di tenermi monitorato, come vedete, a parte che lo mostro anche a voi, non dico giorno in giorno, però ogni 3-4 giorni mi faccio le foto, le ingrandisco, vado a confrontarle e i risultati piano piano si stanno effettivamente facendo vedere, stanno facendo capolino. Chiaramente, ragazzi, non sono ancora neanche, diciamo, entrato nel terzo mese, quindi è normale che io debba aspettare ancora un pochino. Probabilmente i risultati più evidenti arriveranno tra, secondo me, aprile-maggio. Ok, allora il mio short di oggi finisce qui. Ci vediamo la prossima settimana, spero già con il video featuring il mio amico medico. Per ora vi ringrazio di aver visto anche questo video. Vi chiedo di seguirmi perché per me è veramente molto importante fare questo, portare avanti questo progetto per voi. Ok, perché io davvero non ci guadagno nulla, quindi lo sto facendo per voi e io ho bisogno di ricevere in cambio il vostro affetto e sapere che non sto buttando via il mio tempo, ma sto facendo qualcosa di utile che possa andare a sostenere il periodo pre e post operatorio delle persone che come me hanno deciso di avvicinarsi all'autotrapianto. Vi saluto, alla prossima settimana, ciao!